Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Sembra che tu oggi stia cercando degli esercizi con la Swiss Ball. Perfetto, perché oggi ti farò vedere come allenare in maniera efficiente ed efficace gli addominali obliqui, gambe e glutei messi insieme. Quindi senza perdere troppo tempo, iniziamo! Ciao! E quindi ragazzi, questi qua sono i quattro esercizi che oggi proverò a mostrarti. Sono esercizi di medio e alta intensità, non facilissimi, ma sicuramente non impossibili. Quindi proviamo a guardarne uno. Il primo esercizio è dedicato sicuramente all'addominale obliquo, quindi il retto e addominale obliquo, dove vanno ad incidere, si colpisce molto quella zona, quindi la tecnica, il movimento fluido, il controllo diventa veramente importante. Invece nel secondo esercizio, qui si lavora completamente sul retto, quindi sulla parte centrale dell'addome, qui si spinge in un'unica direzione, quindi si sale con la palla, si trattiene la palla e si sale con la palla. Un'altra variante che ti ho messo è la variante con un piede, quindi puoi lavorare anche con un piede singolo. Questo non è facilissimo, però se ti senti un po' avanzato puoi anche provare a farlo questo esercizio, d'accordo? Invece il terzo esercizio, qui si comincia a lavorare con le gambe e i glutei. La palla, come vedi, si mette dietro la schiena, ma questo serve proprio per garantirti un appoggio, quindi un appoggio sempre posteriore, quindi scaricare sempre il peso sulla parte dietro, quindi sulla parte del gluteo. Quindi cerca di mantenere la palla sempre attaccata al muro, quindi spingi sempre e guarda bene verso l'esterno, quindi allinea il piede del ginocchio, cerca di allenarlo cerca di allenarlo alla punta del piede, quindi spingilo bene e mantienilo parallelo. Invece per quanto riguarda la parte del quarto esercizio, in questo quarto esercizio c'è lo squat torsion, quindi anche qui andiamo a lavorare sugli addominali obliqui. Quindi questi ragazzi sono i quattro esercizi, sicuramente come dicevo all'inizio non facilissimi, però ci puoi provare. Se hai qualche difficoltà o qualche dubbio, mi puoi fare qualche domanda, sai benissimo che cosa fare, mi scrivi giù nei commenti. Se pensi che questo video o i video del coach ti possono essere utili, perché non mi lasci un bel like? Proprio se non vuoi perdere tutti gli altri, ti iscrivi anche al canale. Io ti ringrazio di essere passato da queste parti e noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene. Ciao ciao!